Pendici della splendida cornice del Castello di Gradara, teatro di grandi storie, avventure ed emozioni, presso la sede di Riviera Banca, oggi venerdì 29 aprile, conferenza stampa di presentazione del libro Il valore della salute, dialoghi sulla cura e sul futuro prossimo della medicina, curato da Roberto Gabellini. Presidente Fausto Caldari di Riviera Banca, prima della presentazione del libro oggigiorno, ha fornito un quadro di presentazione delle attività di donazione nel campo della cultura e della sanità. Due argomenti, Presidente, che vi stanno particolarmente a cuore e che sono stati, diciamo, il vostro fulcro di attività benefiche negli ultimi anni. Sono due pilastri della nostra attività, ma noi affianchiamo alla tradizionale attività bancaria anche un'attività sociale, culturale, di prevenzione e cura della salute, appunto, di valorizzazione dei giovani, di sostegno del territorio. Come banca di credito cooperativo non distribuiamo gli utili agli azionisti, ma investiamo sul territorio quello che dal territorio otteniamo. E il modo di fare prevenzione e cura della salute, di fare queste attività sociali a vantaggio del territorio è proprio un modo per distribuire i vantaggi che la nostra attività reca alla nostra comunità. Presidente, mi hanno colpito i dati che ha elencato prima. Esistono 122 banche di credito cooperativo in Italia. Quella sua è tra le prime 15 in ordine di importanza, ma soprattutto fra le prime 10 per reddito prodotto. Sì, gli utili, soprattutto come Riviera Banca, gli utili sono soddisfacenti e sono anche perché abbiamo un'organizzazione all'avanguardia fra le banche di credito cooperativo, abbiamo una direzione molto sollecita e i nostri collaboratori sono collaboratori che devono accogliere i clienti col sorriso. Ed è una delle prime disposizioni che si danno ad ogni nuovo assunto, soprattutto perché il cliente va accolto, va aiutato. Quando un cliente entra in banca genericamente ha sempre delle necessità, dei bisogni da soddisfare. Ecco, allora noi dobbiamo creargli attorno un ambiente accogliente e in grado di assolvere le sue esigenze. Soprattutto in questi due anni di pandemia che hanno acuito una crisi mordente in cui la cessione, diciamo così, del credito è sempre più difficile. Sì, la cessione del credito è sempre più difficile perché molte banche non hanno questi principi che hanno il credito cooperativo e quindi c'è difficoltà o c'è stata difficoltà nel rientro di questi affidamenti. Ma una banca di credito cooperativo deve aiutare, a mio parere, in modo oculato, con sentimento e un po' anche con il cuore, ma deve aiutare chi ha bisogno, perché altrimenti non avrebbe motivo di esistere. E in mezzo alle altre banche, delle entità come le nostre, che sono piccole entità sul territorio, passerebbero inosservate.
Roberto Gabellini, l'autore del libro che è stato presentato oggi qui nella conferenza stampa. Roberto, mi hanno colpito delle tue parole, tre frasi essenziali. Adesso andiamo in ordine e le raccontiamo anche ai nostri telespettatori. La prima: non è un'autocelebrazione questo libro, ma è un testo di divulgazione medica. Con questo libro la banca ha provato a riflettere su 12 anni di interventi a favore della sanità. E quello che emerge è una relazione con la sanità pubblica che la banca ha costruito in questi anni. Non si è trattato tanto di regalare dei macchinari, ma di avviare una relazione continuativa, un percorso di valorizzazione della nostra sanità locale. In questo senso il libro non è un'autocelebrazione, perché non dice soltanto ciò che ha fatto la banca, ma vuole dare voce ai medici che hanno ricevuto queste donazioni per fargli raccontare come sono state usate, a rendere conto del regalo che hanno avuto, perché da una parte la banca sceglie dei dipartimenti che hanno bisogno e dei dipartimenti che, come dire, meritano in qualche modo il dono, perché sono in grado di utilizzarlo al meglio. Dall'altra, gli stessi medici in questi dialoghi hanno ripetuto più volte che si sentono impegnati dal regalo ricevuto. Impegnati vuol dire che ogni anno questi ai donatori fanno avere un rendiconto, un resoconto del numero di pazienti con i quali quella certa attrezzatura è stata utilizzata, il numero di ore che è stato usato al giorno, a settimana, proprio perché il rapporto è un rapporto di relazione, è un percorso di valorizzazione che riguarda entrambi. L'altra cosa che mi ha colpito, che tra l'altro è contenuta nel titolo del libro, il valore della salute. La salute ha un valore economico. Diciamo che l'abbiamo imparato in modo drammatico in questi anni di pandemia. Quando un reparto di emergenza è costretto a scegliere chi salvare e chi non salvare, perché non ci sono abbastanza attrezzature per salvare tutti, vuol dire che la salute ha anche un valore economico. La cosa importante è che questo valore economico riguarda tutti. Riguarda tutti perché ognuno è responsabile della propria salute, è responsabile nei comportamenti che tiene. In questi anni la consapevolezza di questo è aumentata tantissimo. Oggi sappiamo che i comportamenti virtuosi possono aumentare i nostri anni di vita, così come conosciamo bene i fattori di rischio legati all'evolversi di certe malattie. Quindi da una parte c'è la questione del valore economico della salute, è una questione che impatta tutti, impatta il servizio sanitario, impatta i donatori e impatta gli stessi cittadini, perché è un valore condiviso la salute. Non so, sempre in questi anni di pandemia è stato chiaro che i comportamenti di ognuno andavano a influire sulla salute di tutti, ma per andare al passato, anche la questione del fumo passivo che ha portato a un certo punto in certi luoghi, come i luoghi di ritrovo, ad abolire la possibilità di farlo. L'ultima domanda, Roberto: non diamo anticipazioni sulla presentazione del libro che avverrà lunedì 16 maggio prossimo a Rimini e poi verrà ripetuta anche a Cattolica alla fine del mese, ma mi ha colpito moltissimo queste rivelazioni del futuro e hai parlato di intelligenza artificiale e robotica. Sono due degli scenari che abbiamo davanti. Sono
tra l'altro anche scenari a breve termine, nel senso che la robotica è già praticata in tutto il mondo, ma è un'evoluzione di quella chirurgia meno invasiva che ha cambiato il modo di fare chirurgia qualche decennio fa. Ma il problema è che, mentre è una tecnica ormai consolidata, le attrezzature ancora non ci sono. Sono pochissime, nella nostra zona poi ce n'è una sola per quanto riguarda la Romagna e una credo nel Marche Nord, e quindi è una di quelle tecnologie che mancano, ad esempio, e su quale ci si può aspettare uno sviluppo futuro. E per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, anche in questo caso gli esempi ci sono già, sono ben riconoscibili, ma anche qui non abbiamo esperienze nel nostro territorio. È interessante perché l'intelligenza artificiale in medicina è molto chiaro, non sostituisce l'uomo, non sostituisce il medico, però aiuta, soprattutto nella diagnostica nel nostro caso, a riconoscere eventuali punti critici che l'uomo, il medico, deve analizzare, che magari possono sfuggirgli. Ma l'altra cosa importantissima dell'intelligenza artificiale è sicuramente la ricerca, perché permette di acquisire e gestire e elaborare e interpretare una massa di dati che non sono assolutamente riconoscibili dall'occhio umano, perché sono trasformati in immagini in bianco e nero e in gradazione di grigio che l'uomo non riesce a distinguere, e soprattutto ci possono dare quindi l'interpretazione sulle tendenze future, sia delle malattie sia delle ricorrenze, che possono darci un aiuto nella ricerca della cura. Ricordarvi che la presentazione ufficiale del libro avverrà lunedì 16 maggio a Rimini alle ore 17 presso la Fondazione Igino Righetti. Mi piaceva chiudere questo speciale con le parole del Cardinale Ersilio Tonini a proposito dell'importanza delle banche di credito cooperativo, contenuta nella prefazione del libro. Le casse rurali sono nate da una scommessa, forse da un'utopia. In molti libri contabili delle casse rurali più antiche si legge che il primo prestito venne fatto per l'acquisto di un aratro o di un maiale. La scommessa non era che quella somma potesse essere restituita, o almeno non solo quella. La scommessa era che, da un aratro o da un maiale, potesse cambiare la vita delle persone, potesse iniziare il loro sviluppo, non solo la loro crescita economica, ma proprio il loro miglioramento. Da Gradara, per Rossini TV, Marco Cadetto.